Qui ho trovato un ambiente sano, duro, perché la vita agricola è dura, ma gente che crede in quello che fa, gente che ti dà una possibilità, che ti fa credere quello che sei e non hai bisogno di nasconderti dietro nella penombra per giudicare gli altri. Io sono quello che sono. Ciao, sono Gabriele, ho 31 anni e sono arrivato in questa comunità per un problema dovuto alla cocaina. Allora, io ho cominciato negli anni 85 e avevo già 23 anni quando ho cominciato a usare l'eroina. Mi chiamo Roberto, non è la mia prima esperienza perché ne ho già fatta una di 3 anni, finita, e dopo ci sono ricaduto per vari motivi. Sono arrivato qui perché ho preso un po' il vizio di bere, perché mi è successo 2 o 3 cose tra la famiglia e fuori. Questa è la prima comunità che faccio, sì, spero anche l'ultima. I primi giorni sono stati duri, molto duri, perché fortunatamente avevo già un amico dentro in comunità che mi ha aiutato molto e poi gli altri compagni sono stati anche molto bravi anche loro. Qua per niente, tanto via per niente. Stai qui, lavori, fai amicizia con gli altri, anche con le altre persone. E l'esperienza che ho fatto su in Malga, su sopra, non credevo. È una cosa faticosa ma piacevole, perché stai in contatto con la natura. A me piacciono gli animali, quindi non mi pesa neanche alzarmi la mattina presto. Niente, qua sono pochissimo che sono qua. Ho trovato una spalla come Gabriele, che è un po' che è qua, e mi ha aiutato molto sia nel periodo che volevo andare anche un po' mollare le corde, però invece mi ha fatto tirare su. Ah, mi resteranno un sacco di cose belle. Lascerò qui un pezzo del mio cuore di sicuro, soprattutto qui in Malga, perché io adoro la montagna, adoro vedere gli animali al pascolo, liberi. Sono delle sensazioni che non si possono spiegare. Spero in una futura possibilità di una vita normale. La fase più brutta sarà quella lavorativa dovuta alla crisi che c'è, ma non si sa mai nella vita. Non si sa mai.